Tutti di essere venuti e grazie anche, lo ripeto, anche se fuori c'è il rullo che manda la pubblicità, cioè coloro che ci hanno sponsorizzato, quindi io ringrazio il sindaco di Castrignano, il parroco che ci ha concesso le sedie e tutti coloro che ci danno una mano, perché sennò non potremmo fare quello che facciamo. Comunque, stasera è una serata dedicata a Mari Carizzo. Penso che non ci siano spiegazioni, dare spiegazioni di Mari Carizzo, ormai è di casa qui a Castrignano, ogni anno, ogni estate è presente qui da noi, con programmi diversi, con spettacoli diversi. Quest'anno invece è sola con un suo lavoro, dal titolo Il tempo perfetto. Il problema è che in arte o in generale raggiungere un tempo perfetto sembra quasi impossibile, però uno se lo propone e quindi secondo lei il tempo è perfetto sotto certi aspetti. Per esempio nel campo della pittura un pittore scandisce i tempi attraverso la linea può essere ondulata, quindi stabilisce un tempo, un percorso. E nella musica, attraverso i codici visuali della musica, attraverso le note. Mi interessa questo discorso, buonasera. Stavo spiegando l'inizio. Certo. Mi ha fatto perdere il filo. Stavo dicendo, nell'arte, quindi ci sono, la linea scandisce un tempo, anche in musica, con i suoi codici visuali, l'arte e con i codici musicali. Il problema per l'artista è, secondo me, riempire questo tempo. Cioè il tempo è un contenitore astratto. Il tempo può essere anche l'anima, ma parlare di anima poi comincia a diventare grossa la parola, no? E quindi il problema dell'artista è non far trascorrere il tempo, ma riempirlo questo tempo con le sue emozioni, con le sue sensazioni, e poi tutto si trasforma. Tutto quello che questo grande contenitore si può trasformare in note, si può trasformare in volumi nell'ambito della scultura, si può trasformare in colori. E quindi a quel punto l'artista avrà raggiunto, secondo lui o secondo chi percepisce l'opera, la perfezione. Tutto questo per dire che stasera vediamo qual è il tempo perfetto di Mari Carizzo. Grazie mille. Allora, buonasera a tutti. Grazie a Fernando che ogni anno mi riserva un posto privilegiato, sempre con grande affetto in questa magnifica cornice e all'interno delle manifestazioni della nuova Koinè. Io stasera sono felicissima e orgogliosa, permettetemi, di presentarvi questo lavoro, questo progetto. E sono 12 brani che sono pervasi dall'idea del tempo, perché il tempo perfetto ve lo spiegherò alla fine per chiudere il cerchio, ma il tempo è attesa, il tempo è ritorno, il tempo nelle sue mille sfumature e tante cose, no? Sono attimi di felicità, momenti di inquietudine, istanti di incertezza. E sono 12 brani per pianoforte solo, composti ed eseguiti da me, sono stati registrati presso Sud-Est Studio da Stefano Manca, un ingegnere del suono, su un gran coda cavai, quindi con un'ottima registrazione, e dal vivo, senza nessun intervento per cambiare o per camuffare qualsiasi cosa, come si fa nella musica classica. E sono stati prodotti, duplicati e autoprodotti comunque presso MD Service di Napoli. E 12 brani quindi che sono pervasi dall'idea del tempo. Sono 12 brani che attengono un po' al genere di colonna sonora, quindi musica per film, o almeno quella è stata la mia intenzione e il mio desiderio da sempre. E alcuni sono più datati, altri sono proprio molto nuovi, nati almeno 5 in questa chiusura che tutti abbiamo vissuto in questi mesi, che mi ha portato, per me ha prodotto questi brani, sinceramente.
E quindi il genere è quello, lo stile in cui sono scritti può definirsi uno stile minimalista tonale. Io non voglio erudirvi, però vi spiego poco poco, giusto per guidarvi meglio nell'ascolto. Allora, il genere minimalista tonale, quel genere minimalista perché tutto nasce sempre da pochissime note, da brevissimi incisi musicali, da brevissimi temi musicali. E da lì si crea una costruzione più complessa attraverso le progressioni, le modulazioni, ma tutto nasce da minima, da poco. E poi vi faccio magari qualche esempio presentandovi man mano i brani. Tonale, perché comunque la mia formazione è una formazione classica, quindi io sono rimasta ben ancorata alle tonalità, all'armonia tonale. E, detto questo, comincio a sedermi, vi faccio ascoltare i primi due brani. Si intitolano Prima e Inverno. Prima, e non solo perché è la prima del CD ed è una delle più datate, ma anche prima è inteso proprio come avverbio, no? Prima, il prima. E noi nell'accezione temporale della nostra esistenza spesso diciamo prima, adesso, dopo, siamo soliti catalogare il nostro tempo in questi grandi contenitori temporali, quindi il prima. Inverno, inverno è stata scritta d'inverno. Inverno è una stagione che io preferisco. Inverno è molto intima, molto segreta. Inverno, per esempio, è nata da un'idea musicale piccolissima, anche con una dissonanza, con una stonatura, per dirla in parole proprio povere povere. E, però siccome ogni inverno contiene in sé una primavera, tutti gli inverni sono gravidi di primavera, dopo sentirete che da una tonalità minore, minore in musica significa una tonalità triste, intima, segreta, questa è una tonalità minore, risolverà in una tonalità maggiore. Maggiore significa positiva, aperta, allegra, proprio perché poi in ogni inverno c'è il seme della primavera. Allora vi faccio ascoltare Prima e Inverno. Thank you.
i due brani si intitolano Scorrere. Questi altri due brani si intitolano Scorrere e Attesa. Beh, scorrere e attesa sono proprio due parole esplicite, no? Dal punto di vista temporale. Attesa è nata veramente in un'attesa per me. Ho letto da qualche parte che tutta la nostra vita si decide in quei 4-5 giorni fatidici in cui succede tutto. Prendiamo tutte le decisioni importanti e quindi la direzione della nostra vita, della nostra esistenza si decide in 4-5 giorni. Il resto è riempire l'attesa. Io direi il resto è viverla, no? L'attesa. Scorrere invece è proprio scorrere, lo scorrere del tempo. Scorrere nasce come una progressione, anche questa da un inciso minimo, però poi si riempie di note, diventa una costruzione molto complessa anche dal punto di vista proprio anche virtuosistica, secondo me è una delle più virtuosistiche, assume anche grande velocità a un certo punto, un andamento molto veloce per poi ritornare di nuovo a spegnersi così come è cominciata. Quindi scorrere prima e poi attesa. Thank you.
Adesso altri due brani, Valzer nostalgico e quello che mi hai sussurrato. Allora, Valzer nostalgico è un valzer, ce ne sono due valzer nel disco. Questo è nostalgico, l'altro è differente. Poi ve lo presento dopo il differente, vi presento il nostalgico. Il valzer intanto è una danza, una tra le danze più affascinanti della musica, non tutti i grandi hanno scritto dei valzer. Perché questo tempo ternario, questo modo perpetuo è molto trascinante. Ma la vera storia di questo valzer, ve la racconto, questo l'ho scritto, io ho un nipotino, si chiama Riccardo, qui c'è mia figlia, e questo è per lui. Il valzer mi sembrava la danza più bella, più leggera da potergli affidare. Perché la leggerezza, no? La gioia, la... Sembra che i bambini danzino, perché i bambini danzano quando cominciano a camminare, quando cominciano a parlare. Avrei potuto chiamarlo valzer leggero, valzer dolce, l'ho chiamato nostalgico per una ragione, perché sempre per l'idea del tempo che passa, noi vorremmo fermare tanti istanti, almeno io ne vorrei fermare tanti istanti, non mi servono, non mi bastano le foto, i video, vorrei fermare proprio gli istanti, non quei momenti, invece il tempo anche lì passa. Inesorabilmente, ecco perché è nostalgico, è una punta di nostalgia, penso che la sentirete verso la fine del brano. Quello che mi hai sussurrato è nato in questo periodo che abbiamo vissuto e dove tutti penso ci siamo un po' attaccati al telefono, ad una voce, a qualcuno che ci parlava, no? Perché era l'unico contatto che potevamo avere. È nato da un audio che mi ha mandato un amico una sera, ha detto vedi che cosa riesce a farne, ed è nato quello che mi hai sussurrato al telefono. Quindi prima valzer nostalgico e poi quello che mi hai sussurrato. Thank you.
Sono due brani dedicati al mare. E La luna e il faro è nato una sera, ero a Leuca è il mare che io amo, che frequento da sempre, da quando ero piccola, e c'era una luna grandissima, molto bella, una luna piena, e questo faro maestoso, e sembrava che si abbracciassero, quindi è nato La luna e il faro. Anche quell'istante ho voluto fermarlo, no? Materializzarlo con questa musica. Invece Il mare di fronte è nato, ecco, da un'idea forse proprio musicale, la sentivo proprio in testa, però ho pensato al mare perché anche Il mare di fronte nasce da un'idea minima, da una frase musicale minima, però poi la costruzione diventa più complessa, ma ho voluto, almeno ho tentato, di riprodurre quasi le onde del mare. Vi faccio sentire un attimo. Questi che in musica si chiamano arpeggi, è come se le onde del mare diventassero note, no? Si materializzassero, quindi anche questo è Il mare di fronte. Poi Il mare di fronte a me ha sempre dato basta uno sguardo al largo, scritto una volta su una poesia, e un pentimento strano del vivere,
ti rinfranca l'anima, no? Quindi il mare è sempre fonte di ispirazione. Quindi prima la luna e il faro, poi il mare di fronte. Thank you.
altri due brani, anche questi ve li presento insieme perché sono molto legati, sono Sospensione e L'esilio. Questi due brani sono stati scritti durante la chiusura che tutti abbiamo vissuto. Sono due brani con un tema musicale molto doloroso. Penso che ci accomuna un po' tutti questo, no? E che ci ha accomunato. E, doloroso per quello che stava succedendo, doloroso per il fatto che veramente ci sentivamo in sospensione, sospesi ed esiliati. Esilio ha come sottotitolo 9 marzo 2020 e penso che tutti ce lo ricordiamo, quel 9 marzo 2020. Quindi nascono da due frasi musicali che sono veramente sofferte, intense e dolorose. Anche qui però dopo risolvono in una tonalità maggiore, per dirla tecnicamente invece risolvono in un senso di ritrovata nuova libertà, e quindi sentirete che si apre la melodia e diventa felice, almeno di speranza, ecco, almeno c'è l'accenno, un accenno di speranza. Quindi Sospensione e L'esilio. Thank you.
Grazie. Allora, gli ultimi due. Un tempo perfetto e il valzer differente. Allora, per introdurvi questi due, io vorrei leggervi quello che c'è scritto nella seconda di copertina. Io ho preso un po' tutti i titoli che voi stasera avete anche sentito, e li ho messi tutti in una... In dei versi, ho scritto dei versi, cercando di metterli tutti e dando un senso poi a quello che è il tempo perfetto. Ecco perché vi ho detto poi, probabilmente si chiuderà il cerchio alla fine. Ho scritto questo. Sono stata in attesa, in esilio, come tanti. Ho sognato di ballare un valzer nostalgico e i cerchi nell'aria hanno fatto scorrere il mio inverno. Ero certa che una nuova primavera sarebbe arrivata. Muta, in sospensione, ho benedetto gli istanti, le ombre e le ferite del prima. Con il mare di fronte, un pentimento strano del vivere mi ha rischiarato la luna e il faro in un miliardo d'acqua. Poi ho ripreso a ballare un valzer differente, sulle note di quello che mi hai sussurrato. Ho capito allora che non c'è fretta, non devo preoccuparmi. Non si può stare se non dove si è. Quello è il tempo perfetto. Questo il mio tempo perfetto. Quindi io concludo facendovi ascoltare un tempo perfetto e valzer differente. Grazie.
Allora, il tempo perfetto di Mariga ci ha riempito un po' il nostro tempo imperfetto, quindi stasera siamo diventati, pure noi abbiamo vissuto un tempo perfetto e quindi possiamo essere contenti di averlo vissuto insieme a lei. Bellissimo disco, veramente bello. No, questo è di parte, questa cosa è di parte. Questa cosa è di parte. Niente, io non so più di questo. Cioè, domani sera ci sarà un'altra interpretazione del pianoforte, una cosa del tutto diversa. Sono le due diversità, quindi le due serate dedicate al pianoforte, una sera con Mariga Rizzo, domani sera con Luana Ricci della Catta. Io vi invito tutti a venire domani sera, come state qui, perché è una cosa diversa. Stasera è stata grandissima Mariga, domani sera Marco Luana sarà altrettanto bravo, è stato anche qui anche lui diverse volte, ha musicato delle poesie di Bodini e di Toma, i nostri artisti più famosi della prima metà del Novecento. Quindi vi invito domani sera, un grazie ancora a Mariga. Troverete il disco di Mariga, se volete, all'uscita, perché l'uscita sarà di qua, vi dovete accomodare di qua, dovete uscire di qua nel rispetto delle regole che ci hanno imposto, non dovete assembrarvi, quindi se volete comprare il disco vi dovete incolonnare qui, prendere il disco e uscire. Grazie ancora a tutti e buonasera.